ora che abbiamo visto che non dobbiamo preoccuparci dell'ampiezza delle oscillazioni, cominciamo ad appendere varie masse, le stesse dell'esperimento degli allungamenti statici, quindi cominciamo con 25 grammi, il portapesi da solo. Misuriamo 10 oscillazioni e riportiamo il valore qui nel file Excel, 10 oscillazioni, cioè 10 periodi, 3,58 secondi in corrispondenza di 25 grammi appesi, cioè 0,025 kg. Se queste sono 10 oscillazioni, un'oscillazione sola dura 10 volte di meno, 0,358 secondi, questo è il periodo d'oscillazione. Aggiungiamo quindi altri 25 grammi in modo che la massa totale sia di 50 grammi e misuriamo la durata di 10 oscillazioni, come prima. Inseriamo il valore nel file Excel, dividiamo per 10 e questo è il periodo, cioè la durata di un'oscillazione in corrispondenza a questa di una massa appesa di 50 grammi. Come vediamo il periodo è aumentato, quindi appendendo una massa più grande il periodo diventa più lungo, anche se però non è raddoppiato. La massa è raddoppiata ma il periodo no. Poi proseguiamo aggiungendo ancora 50 grammi ogni volta. Registriamo 10 periodi e vediamo che il periodo aumenta sempre. Più è grande la massa appesa, più le oscillazioni diventano lunghe come durata, anche se in realtà non seguono una legge di diretta proporzionalità. Per esempio 300 grammi è una massa doppia di 150 grammi, ma la durata di un'oscillazione, un secondo è 0,85, non è il doppio di 0,782. Quindi la relazione tra le masse appese e i periodi di oscillazione non è una proporzionalità diretta. Ora, per vedere chiaramente l'aumento della durata delle oscillazioni con l'aumento della massa appesa, vediamo in rapida successione tutti i filmati a partire da 25 grammi fino a 350 grammi appesi. Così potremo vedere come la molla rallenta progressivamente le sue oscillazioni, cioè le oscillazioni diventano sempre più lente. Cominciamo con 25 grammi, passiamo a 50 grammi, 150 grammi, 100 grammi, ricominciamo. 25 grammi, 50 grammi, 100 grammi, 150 grammi, 200 grammi. Si vede che è molto rallentata la durata delle oscillazioni. 250 grammi, ancora più lenta, 300 grammi, sempre più lenta la durata delle oscillazioni, e infine 350 grammi, ancora più lenta di tutte questa.